Buon giovedì. È andata così. Vado di rima baciata, iscrivetevi al canale e siamo qui pronti per i buoni e i cattivi. Partiamo dai cattivi, Ezio, anche se devo dire che la prestazione è sembrata in globale accettabile, secondo Partiamo dai me. cattivi. Parta dai cattivi, parta. Cattivi tutti, perché siamo in Europa League Questo e ci non piove. nell'unica competizione che conta. Come la classifichi l'Europa League, la Serie B delle È la Serie B competizioni? d'Europa, Esattamente. e così come la Conference è la Serie C, Sì. no? Dammi questi cattivi allora, a parte di tutti. Ma guarda, sinceramente faccio fatica a darti dei cattivi nell'ambito di una prestazione volenterosa, diciamo volta a salvare un certo tipo Di di credibilità, dignità, la esattamente. faccia. Sarebbe stato abbastanza facile sbracare questa sera, no? E invece, ciononostante, insomma, i ragazzi hanno disputato Hanno la dimostrato, loro esattamente. una buona partita compatibilmente con quello che potevano fare e compatibilmente con quello che l'avversario, che non era, insomma, propriamente di secondo ordine, consentiva, no? Sì. E quindi io tra i meno bravi. Tra i meno bravi di questa sera, che definire cattivi faccio sinceramente Tra i più fatica. discoli? Dai, c'è tra i più discoli. Tra i più discoli metterei Miretti, che ho trovato, intanto ha giocato fuori posizione, per cui le sue attenuanti le I ha. bastardi. A volte è troppo frenetico nella Sì, un po', giocata esatto. e a volte troppo lento nella zona calda. Tra i meno bravi non posso non mettere Milik, Non per colpa sua, del tutto anche colpa lui sua, eh. certamente, così come tante volte ho assolto Vlahovic per evidente trascuratezza della squadra nei suoi confronti. Milik ha subito la stessa sorte, però l'ho visto abbastanza appannato nei riflessi, non mi è sembrato particolarmente reattivo, ecco. Non è stato molto appariscente Fagioli, anche se ha disputato un lavoro oscuro, ma per gran parte del primo tempo mi è sembrato anche abbastanza tagliato fuori dal gioco. Debbo esporre qualche riserva sul primo gol incassato da Szczęsny, ove peraltro l'azione di Mbappé è stata meravigliosa, no? A tutti i livelli, fisici e tecnici. Detto questo, insomma, io non so se fosse poi proprio, certo, il tiro era angolatissimo, era anche un po', aveva anche una certa carica di effetto, però Szczęsny mi è parso abbastanza in ritardo in quel tuffo, perché era una palla che si poteva vedere partire, ecco. Però adesso stiamo giocando i buoni e i cattivi, Certo. io non mi sento onestamente di No. bocciare veramente, veramente a qualcuno, anche perché non è che possiamo criminalizzare Gatti per non essere riuscito a trattenere Mbappé, come non possiamo criminalizzare Cuadrado, autore peraltro di un'ottima partita, per non essere riuscito a rintuzzare l'imbucata che Mbappé appunto ha costruito per Mendes e che poi è culminata nella seconda e definitiva rete della partita, no? Direi che concordo con te, tutti sì, un po' discoli, però all'interno Poi della c'è chi ha dato un po' di sufficienza. più, Sì, no, Massimo? metterei fra i più discoli Szczęsny, come giustamente tu hai fatto notare, anche qualche smanacciata di troppo, probabilmente non completamente in tempo, come abbiamo detto. Metterei fra un po' discoli, magari tu non sei d'accordo, sì, pienamente sufficiente, ma Rabiot che non mi è sembrato
eclatante. Il resto... No, guarda, mi è piaciuta la partita di... Ti dirò, mi è piaciuta, e questo va anche a merito di Fagioli, che non si è visto molto, ma io ritengo, per quel poco che capisco di calcio, che quando le due mezze ali disputano una buona partita, perché tanto Rabiot quanto Locatelli hanno disputato una buona partita, sia anche merito del terzo centrocampista, quello centrale, che nel caso di specie era appunto Nicolò Fagioli. Note di merito, Trottolino Amoroso Kostić nel primo tempo mi è piaciuto, anche se ha questa maledetta abitudine, talvolta appena arriva la palla, di sparacchiarla in mezzo. A volte ci riflette, a volte no. Forse è un'abitudine un po' europea, no? Nell'azione un po' veloce, la Juventus non ha perde un tempo di gioco, come hai detto, hai sottolineato tu giustamente, quindi dovrebbe adeguarsi un attimo. Metterei fra i buoni, io metto Cuadrado, che davvero si adopera sempre molto, ha messo volutamente oppure no quella prima palla, la palla che ci ha dato il momentaneo pareggio, però Cuadrado resta, anche se non ormai non più in splendida forma, un elemento in questo momento importante. Forse stavo riflettendo sul fatto che possa esserci qualcosa di simbolico nel fatto che nell'ultima partita di Nostra Signora in questa competizione la rete sia arrivata da, al di là del fatto che la palla a Cuadrado l'ha data Locatelli, no? Sì. Ma sia poi culminata nell'asse Cuadrado-Bonucci, cioè sui due senatori, cioè su due giocatori che potrebbero essere al canto del cigno non solo per quello che è stata la UEFA Champions League, ma anche per la Juventus. Sì. Quindi simbolicamente può anche essere il regalo da Dio, ecco, di questi due potrebbe giocatori essere, o un passaggio, o siamo meno patetici, diciamo un passaggio di consegne alle nuove leve. Ti do il migliore, che secondo me ti sorprenderà. Dimmi. Alexandro. Non mi è dispiaciuto in quella posizione. Alexandro da terzo centrale. Non mi è dispiaciuto. Ha ritrovato una dimensione di credibilità che aveva totalmente perso come esterno di fascia. Probabilmente sarà la via dei mondiali. Sarà il fatto che ha scadenza di contratto e deve preoccuparsi che qualche squadra nella prossima stagione voglia avvalersi delle sue prestazioni. Resta comunque il fatto che da quando gioca in quella posizione in qualche modo riesce a distinguersi. Di Locatelli abbiamo parlato, gli altri... Di Locatelli e Rabiot abbiamo parlato, di Kostić abbiamo parlato. Beh, è entrato Chiesa con uno spirito di amo tanto, non giudicabile, perché voglio dire ha fatto poco. No, insomma, ha reclamato un calcio di rigore su un fallo di sfondamento che ha fatto lui, tra quelli che non abbiamo citato... Noi abbiamo parlato abbiamo parlato marginalmente di Gatti, che anche lui ha fatto la sua onestissima partita, dovrebbe forse fare a meno di andarsi a infilare in qualche vicolo cieco quando si esce dalla difesa e si avanza palla al piede, no? Sì, sono situazioni difficili che probabilmente con un po' di esperienza in più riesce ad evitare. Poi, Bonucci lo mettiamo assolutamente tra i buoni. C'è stato un momento opportuno, insomma. Sì, direi che la sua, se non fosse stata per la rete, era una partita senza lode, assolutamente anonima, e per lo più camminata, anche perché, insomma, al di là degli aspetti caratteriali, non è che la Juve abbia profuso tutta questa intensità anche durante la prima frazione, tant'è che nutrivamo più di una perplessità sul fatto che continuasse a reggere fisicamente anche nella ripresa, no? Comunque è andata. La prestazione globale la diamo più che sufficiente. La prestazione globale la diamo sufficiente, nonostante
il risultato penalizzante. E per una volta si è visto l'Allianz Stadium pieno. Penso che fosse soprattutto per la voglia di vedere Mbappé dal vivo, perché Messi all'Allianz avevamo già avuto modo di vederlo. Poi stasera non è che si è Messi, visto tanto, ecco, insomma. Un decisamente po' appannato, no? sul viale del tramonto, diciamo, dai, E sì, quasi. diciamo che anche lui, insomma, molti, molti, molti passi sul miglio verde Esatto. li ha già compiuti. Non, io penso che se il Parigi avesse avuto necessità di vincere, o avesse avuto l'approccio, l'intenzione iniziale di voler vincere questa partita con un margine superiore a dispetto dell'assenza di Neymar, avrebbe dovuto approcciare la gara con uno schieramento diverso, Assolutamente. con una punta in più in appoggio a Mbappé, sul quale erano sostanzialmente caricate tutte le loro aspettative di fare gol. E comunque è stato dimostrato ancora una volta a quei livelli che se ti accontenti, perché anche il Paris si è accontentato, alla fine Eupalla ti punisce e ti fa passare per seconda. A dimostrazione che il Benfica, come È una per squadra ci che permettiamo di sicuramente. dire, non era così debole come veniva dipinta, cioè, o così poco forte come veniva dipinta Da in qualcuno sede di sorteggio indeterminata. da qualcuno, e che il Parì non è così funambolicamente straordinario come gli stessi avevano dipinto. Chiudo con una considerazione su Certo. Allegri. Arrivare a uno schema tattico di questo genere perché ti mancano degli uomini, perché comunque di necessità virtù, non lo assolve assolutamente, anzi lo condanna ulteriormente. Questo non è essere anti-Allegri, ma constatare che probabilmente le soluzioni anche su piani secondari, mancandoti ormai Pogba e non si sa ancora per quanto, e mancandoti altri, probabilmente le avrebbe potute trovare. Le ha trovate oggi che non servono più a nulla in Champions League, sperando che questa cosa faccia sì che, insomma, ne faccia tesoro, insomma, di quanto accaduto questa sera. Ci sono le soluzioni Del alternative. resto. Io non faccio l'allenatore, mi permetto di dirlo, il mister sì, perché è il suo mestiere ed è pagato profumatamente, a lui l'onere, di trovarle. Del resto, Massimo, quando la Juve, in virtù dei tanti grandi giocatori che disponeva, vinceva pur facendo schifo al calcio, si giustificava tutto dicendo con i risultati. Ora, i risultati non ci sono, perché perdere 5 partite su 6 in un girone di Champions, per dirla come va detta, è un disastro, un fallimento, a meno che tu non appartenga non solo a una banana league, ma veramente alla periferia della periferia del calcio minore, e forse nemmeno più i ciprioti oggi o i maltesi sono. Sarebbero in queste condizioni. Per cui i risultati bocciano totalmente il simulacro di lavoro che è stato speso non solo in questa stagione, ma dalla stagione scorsa ad ora, quando si diceva si sarebbero messe le basi per vedere che? Bah, Per vederci poi basta. uscire Agli ottavi, ai Ai gironi, gironi della ai UEFA Champions League. gironi. Iscrivetevi al canale, buona mattinata a tutti e a presto, Buon come sempre. proseguimento di giornata. Aug. Ciao.